La Comunità Economica Europea fu un atto di grande rilievo nella storia del nostro continente. Per svolgere le sue funzioni, essa si dotò di una commissione con il compito di studiare, predisporre e far attuare i piani di intervento, di un Consiglio dei Ministri, cioè di delegati di ogni governo dei Paesi membri con poteri decisionali e di indirizzo, di una Corte di Giustizia, che aveva il compito di dirimere le possibili controversie nate tra Stati membri. Si dava vita anche a un Parlamento europeo, composto, fino al 1979, da rappresentanti dei parlamenti nazionali con funzioni unicamente consultive. L'Europa sicuramente ha una necessità, quella di comunicarsi meglio, di farsi sentire più vicino ai cittadini, di far comprendere quella che è la sua funzione. Stesso discorso vale per coloro che lavorano in Europa, sia nelle istituzioni più esecutive come la Commissione, sia in quelle più legislative come il Consiglio e il Parlamento. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale qualcosa è cambiato, ma forse si poteva cambiare di più. Tante persone alla fine della guerra, dopo lo scoppio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, avevano un sogno, ma forse un sogno che non si è ancora realizzato totalmente. Forse quello che si è arrivato, che per adesso è venuto fuori dall'Europa, la cosa più importante secondo me è l'euro, questa moneta unica che ci rende tutti uguali. Però si possono ancora fare grandi passi, sia socialmente sia economicamente. A giugno ho avuto l'occasione di votare per la prima volta alle europee. È stata una bella emozione, un'esperienza. Ho capito che con l'Europa la democrazia ha nuovo impulso e questo ci può consentire di riscoprire le nostre radici ma e espandere le nostre conoscenze. Io penso che l'Europa sia la nostra possibilità di farci sentire a livello mondiale. Purtroppo oggi, io dico a livello personale o comunque per noi giovani, non è ancora troppo sentito questo discorso dell'Europa. Cioè io mi sento italiana e purtroppo non ancora europea e non penso che molti giovani si sentano così, anche se ritengo sia fondamentale questo percorso verso una maggiore unione che possa portare anche a, appunto, questa possibilità di far sentire maggiormente la nostra voce. Percepita come lontana perché la gente non è stata educata fin dalla scuola a capire quali sono le funzioni, gli obiettivi e i poteri dell'Unione Europea. Ormai pensare di affrontare problemi nel campo dell'approvvigionamento agricolo, che è fondamentale, l'indipendenza alimentare, o della lotta al cambiamento climatico o l'approvvigionamento energetico, parlando di stati nazionali, è assolutamente inconcepibile. L'Europa è storia forse più che altro, è il nostro passato, quindi un insieme di popoli molto diversi tra loro che hanno sempre cercato di unirsi, diciamo. E basta, l'attualità è un po' diversa sicuramente, diversa dal passato, diciamo, si è tentato di unire ma è una storia un po' travagliata forse. L'Europa per me, io la vedo come, diciamo, un grande puzzle fatto di tanti pezzi. Ogni Stato, ogni nazione ha le sue usanze, le sue esigenze, i suoi problemi e quindi non sempre è facile mettere insieme le esigenze di tutti, i problemi di tutti, anche se comunque facciamo parte, siamo, diciamo, della stessa fetta del mondo, via.
Nei due decenni successivi all'entrata in vigore dei trattati CE e Euratom, ebbe inizio quel lungo processo di approfondimento in direzione della creazione del mercato unico e della moneta unica, delle elezioni dirette del Parlamento europeo, dell'entrata in vigore dei fondi strutturali e l'allargamento a nuovi stati. Senza dimenticare i focolai di conflitto dei tempi più recenti, come la guerra del Kosovo, che ha impegnato truppe statunitensi ed europee nel 1999, il processo di integrazione europea e gli impegni presi dagli Stati in materia di sicurezza, politica estera e difesa hanno mirato a garantire all'Europa uno stato di pace. La nascita di una comunità europea ha consentito ai suoi aderenti un lungo periodo di pace, il più lungo che la storia del continente abbia mai conosciuto. Basterebbe questo per ricordare quel lontano giorno del 1957.